Valar Morghulis, qui Egg della Cittadella, e oggi parliamo della libera fortezza di Valyria, il grande impero dei signori dei draghi che prima del disastro dominava su buona parte del continente di Essos. Ho fatto brutti sogni, disse Shirin. Sui draghi venivano a mangiarmi. La bambina era stata afflitta da incubi da tanto tempo quanto Maestro Cressen potesse ricordare. Abbiamo già parlato di questo, disse dolcemente. I draghi non possono prendere vita, sono scolpiti nella pietra, bambina. In giorni antichi la nostra isola era l'avamposto più occidentale della grande libera fortezza di Valiria. Furono i valiriani ad erigere questa cittadella, e loro avevano modi di plasmare la pietra che da allora ci sono andati perduti. Nel momento di massimo splendore, la libera fortezza di Valyria comprendeva quasi tutto il continente di Essos a ovest delle montagne delle Ossa, fino all'isola di Dragonstone nel Mare Stretto, oltre a varie colonie anche a Sotorios. Non c'è dubbio che a un certo punto della storia la libera fortezza fosse la civiltà più avanzata e potente di tutto il mondo conosciuto, sia a livello culturale che militare. E questo grazie a due grandi vantaggi su cui i valiriani potevano contare: la magia e i draghi. I valiriani, infatti, sono speciali, essi sono gli unici a presentare i caratteristici capelli argentei e occhi di varie sfumature di viola, e sono considerati estremamente attraenti, al punto di sembrare quasi inumani. Cosa che effettivamente potrebbe avere un fondo di verità, visto il grande potere magico dei Valiriani, che potevano contare su potenti stregoni, oltre alla loro magica connessione con i draghi. E per mantenere il più possibile intatte queste qualità, i Valiriani erano convinti che fosse necessario mantenere puro il proprio sangue, chiamato il sangue del drago. E per questo gli incesti erano una pratica comune nella libera fortezza di Valiria. Marwyn ci dice che la magia dei Valiriani era basata su fuoco e sangue, e tale magia non era affatto limitata alla loro connessione con i draghi. Essi infatti potevano contare anche su numerosi artefatti magici, come le candele di vetro, grazie alle quali gli stregoni della libera fortezza erano in grado di comunicare a grande distanza e di entrare nei sogni delle persone. Sappiamo inoltre di corni magici, come il famoso Dragonbinder, con i quali sembra che fosse possibile controllare i draghi, forse in modo diverso dalla semplice connessione drago-cavaliere usata comunemente dai valiriani che conosciamo. Magia e incantesimi valiriani e possibilmente anche le fiamme di drago avevano un ruolo anche nella forgiatura del famoso acciaio di Valiria. E per questo, in seguito al disastro, non è stato più possibile forgiarne di nuovo, anche se i fabbri di Koor sono tuttora in grado di lavorarlo. Di conseguenza, il già costoso acciaio di Valiria, dalla straordinaria leggerezza e resistenza, è diventato ancora più raro e ricercato in seguito alla caduta della libera fortezza. Un'altra magica arte andata perduta col disastro è quella di fondere la pietra e lavorarla come se fosse argilla, creando fantastiche architetture impossibili per qualunque altra civiltà, dalle famose strade valiriane alle alte torri di Valiria e numerose altre strutture che rimangono fino ad oggi, come il lungo ponte e la muraglia nera di Volantis o la fortezza di Roccia del Drago, fatta proprio di pietra nera fusa con la forma di numerosi draghi. Ma gli stregoni della libera fortezza di Valiria praticavano anche magia del sangue molto più oscura e misteriosa, creando ibride e chimere, mischiando diversi tipi di animali e creature, come si dice che abbiano creato i draghi dall'unione di viverne e fireworm. O che addirittura facessero accoppiare animali con i loro schiavi per ottenere mostruose creature. Colgo quindi l'occasione per parlare di un altro dei lati più oscuri e terribili della libera fortezza. Infatti, i Valiriani, dopo aver sconfitto l'antico impero di Ghis, hanno assimilato la loro terribile pratica della schiavitù.
sfruttando la loro potenza militare per sottomettere intere popolazioni e ridurle in schiavitù, in modo da avere sempre migliaia di schiavi per le miniere di metalli preziosi nelle profondità delle 14 Fiamme, la grande catena vulcanica che attraversa la penisola valiriana. Gli schiavi lavoravano in terribili condizioni, morendo a migliaia per il caldo, la fatica e gli attacchi dei fireworm, ma la continua espansione militare della libera fortezza garantiva un grande flusso di nuovi schiavi per saziare la sempre crescente voglia dei valiriani di metalli e pietre preziose. Questi schiavi provenienti da ogni parte del mondo mantenevano le loro diverse religioni. Infatti, i signori dei draghi della libera fortezza non erano interessati a imporre una determinata religione, anche perché essi non erano molto religiosi, considerandosi loro stessi simili a degli dei. Però sappiamo che i Valiriani avevano delle loro divinità, perché alcuni dei draghi dei Targaryen sono stati nominati in onore ad esse, come Balerion, Vhagar, Meraxes e Syrax. In ogni caso, quindi, nella libera fortezza c'era la libertà di religione, e così a Valyria venivano pregati un migliaio di dei diversi, ed è proprio da qui che nasce il Dio dai mille volti. Nella libera fortezza di Valyria si parlava l'Alto Valiriano, una lingua che in seguito al disastro non è più molto usata, perché col tempo è stata sostituita da vari dialetti bastardi derivati da esso. Così ora ogni ex colonia valiriana ha la sua versione di dialetto valiriano. La libera fortezza di Valiria era governata dalle più potenti famiglie di signori dei draghi, ma in teoria ogni nobile e proprietario terriero aveva diritto di parola nel suo governo. Comunque, non avendo mai avuto un imperatore, la libera fortezza tecnicamente non potrebbe essere definita un impero, ma è un modo molto comodo per descriverla. Quindi la capitale di questo cosiddetto impero era ovviamente Valyria, la grande città dei signori dei draghi al centro della penisola valiriana, da cui partono le famose strade valiriane che collegano la capitale con le altre grandi città della libera fortezza, come Tyria, Oros e Mantaris. E altre importanti città dell'impero erano Illyria, Tholos, Borash e innumerevoli altre colonie sparse per i continenti di Sotorios ed Essos, comprese ovviamente le famose città libere, chiamate anche le figlie di Valyria, perché sono state tutte fondate dalla libera fortezza di Valyria, tranne Braavos, che invece fu fondata da degli schiavi fuggiti dalla libera fortezza. Per quanto riguarda la fondazione della libera fortezza stessa, invece, la questione è più misteriosa, perché nonostante ci siano diverse teorie riguardo l'origine della magia e dei draghi dei Valiriani, non abbiamo nessuna certezza a riguardo. Ma sappiamo che proprio grazie a questa magia e draghi, i Valiriani, che sembra che in origine fossero un popolo di pastori, sono stati in grado di costruire Valyria e fondare la libera fortezza, che ha continuato a crescere ed espandersi con guerre e conquiste, di cui parleremo in futuri video, fino alla sua caduta con il famoso disastro di Valyria, avvenuto 102 anni prima della conquista di Aegon. Così ora della libera fortezza di Valyria rimane una penisola spezzata di cui abbiamo già parlato in un video apposito e numerose ex colonie, le più importanti delle quali sono ovviamente le città libere, dove ancora il sangue valiriano scorre nelle vene di almeno una parte della popolazione. Inoltre, l'influenza del grande impero valiriano si può ancora riscontrare nei dialetti di Essos, che per quanto differenti restano prevalentemente basati sul valiriano, e restano tuttora diverse opere di architettura valiriana di cui abbiamo parlato prima, come le strade valiriane e ovviamente la fortezza di Roccia del Drago, che ci porta alle ultime nobili famiglie di origine valiriana rimaste, e cioè i Targaryen, Velaryon e Celtigar. E di quest'ultimi parleremo nel prossimo video.
Per essere sicuri di non perderlo, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete. Banardo Eris.